Ciao a tutti, io sono Don Davide e sono un sacerdote bresciano e ben volentieri partecipo alla proposta Cresciuto in Oratorio, perché io sono proprio cresciuto in oratorio. È stata sicuramente la mia seconda casa e in alcuni momenti anche la prima, e credo perché è stato un luogo accogliente. E il mio oratorio, che è intitolato a San Luigi, era bello perché c'era il Don che ci chiamava per nome e non aveva paura a chiederti di dargli una mano. Mi diceva sempre: se in un posto vuoi sentirti a casa, devi lavorarci dentro, altrimenti resterà come un albergo. E devo dire che aveva proprio ragione. Il mio oratorio non era molto grande, ma mi sembrava senza confini, perché quello che facevamo non restava mai solo là. Ognuno se ne portava sempre un po' anche a casa o nelle varie situazioni della propria vita. Il mio oratorio mi ha insegnato a divertirmi nella semplicità e non avere paura della fatica. Che belli, mi ricordo i campi scuola in montagna e le scalate verso le vette. Il mio oratorio era attaccato alla chiesa, quindi il passo per farci un salto era veramente breve. Il Don ci aveva insegnato che bisognava partire da là e tornare là. Al mio oratorio non tutte le cose erano in ordine, ma ogni anno se ne metteva a posto un pezzo e la gente per l'oratorio era ben disposta ad essere generosa. Mi è sempre sembrato un luogo che godesse della stima della comunità. Posso dire che sono proprio grato al mio oratorio